Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono sempre io, la dottoressa Giulia della Farmacia Longo di Roma, ed oggi vi parlerò della pressione sanguigna. Per definizione, la pressione sanguigna altro non è se non la forza con cui il sangue è spinto all'interno dei vasi dalla pompa cardiaca, e può essere distinta in arteriosa, quando sono coinvolte per l'appunto le arterie, e venosa, quando sono coinvolti i vasi periferici. A sua volta, la pressione sanguigna arteriosa può essere ulteriormente distinta in sistolica e diastolica. Per pressione sistolica, comunemente detta massima, ma voi questo lo sapete, si intende il massimo flusso di sangue espressa ad ogni contrazione del cuore, dunque ad ogni sistole. E da che cosa è influenzata? Beh, sicuramente dall'elasticità delle arterie, per esempio, dal volume di sangue che viene spinto all'interno delle arterie stesse, mentre per pressione diastolica, o comunemente detta minima, si intende il valore pressorio espresso durante la fase di riposo del cuore, dunque durante la diastole. E da che cosa è influenzato? Dalla durata della diastole stessa, ma anche dalla resistenza periferica. Qual è l'unità di misura della pressione sanguigna? È il millimetro di mercurio, e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i parametri riconosciuti come standard oscillano tra i 110 e i 140 per la massima, mentre tra i 70 e i 90 per la minima. Dunque, valori di pressione al di sopra di quelli appena citati staranno ad indicare una condizione patologica nota come ipertensione arteriosa. Viceversa, quando questi valori misurati sono al di sotto di quelli riconosciuti come standard, si parlerà di ipotensione. Ma andiamo con ordine. Quali sono le cause che provocano l'ipertensione? Sicuramente condizioni patologiche preesistenti, come per esempio il diabete mellito oppure le ipercolesterolemie, uno stile di vita sedentario oppure, non so, magari una dieta non sana ed equilibrata che porta dunque all'obesità, oppure l'eccessivo consumo di alcol e di sigarette. I soggetti affetti da ipertensione arteriosa sottolineano sintomi come per esempio la tachicardia, oppure ad esempio sensazione di fatica. E a che cosa possono andare incontro? Sicuramente all'insorgenza di patologie anche reversibili a carico dell'apparato cardiovascolare. Ma come si può trattare l'ipertensione arteriosa? Per esempio, laddove è strettamente necessario e sotto consiglio del medico mediante l'uso di agenti ipotensivi, oppure in condizioni un po' meno gravi, se così si può dire, si può tranquillamente incrementare in ogni caso l'apporto idrico a discapito di quello salino, quindi ridurre l'utilizzo del sale, e anche attraverso l'ausilio di integratori completamente di origine vegetali, principalmente a base di Allium sativum, che è un potente agente vasodilatatore e antiaggregante piastrinico. Per quanto riguarda l'ipotensione, invece, si può manifestare o in condizioni fisiologiche, come per esempio la gravidanza e l'allattamento, o può essere un effetto collaterale di alcuni farmaci come gli antidepressivi triciclici e beta bloccanti. I sintomi associati all'ipotensione sono l'astenia fino alla liptomia, quindi la sensazione di svenimento, oppure gli arti freddi, oppure la tachipnea, che altro non è se non un aumento della frequenza della respirazione. Come si può ovviare all'ipotensione? Per esempio, incrementando anche in questo caso l'apporto idrico e bilanciando però quello salino, oppure anche attraverso l'ausilio di integratori a base di glicirizina, che è il principio attivo contenuto nella liquirizia, ma sempre sotto stretto controllo medico, in quanto è controindicata sia in gravidanza che in allattamento. Per oggi è tutto. Vi aspetto o in piazza Vittorio Emanuele II 46 a Roma, oppure sul sito www.isifarma.it.